Paura oggi pomeriggio per un bambino di 2 anni che è scappato in mezzo alla strada in corsa Europa ed ha urtato un'auto che si sopraggiungeva in quell'esatto momento. L'incidente è avvenuto intorno alle 17:30 all'altezza della filiale del credito cooperativo. Coinvolti incolpevolmente un'anziana e la nipote che a bordo di una Fiat Palio stavano percorrendo corsa Europa in direzione del centro di Faenza. L'uomo stava guidando quando ha sentito un violento colpo lungo la fiancata destra della vettura. Poi, nello specchietto, ha notato il bambino a terra a bordo della strada e si è immediatamente fermato. Il piccolo, sceso dal marciapiede, era arrivato in strada, sbucando fra le auto parcheggiate. Impossibile vederlo per gli automobilisti. Nello sfortunato evento, tuttavia, il caso ha voluto inserire una buona dose di fortuna. Se il bambino, infatti, fosse corso in strada qualche secondo in anticipo, sarebbe stato investito in pieno dall'auto che non avrebbe fatto in tempo a fermarsi. All'arrivo del 118, il bambino, cosciente, in lacrime, è stato fatto salire a bordo dell'ambulanza, presente anche il medico che ha comunque deciso di sottoporre il bambino ad ulteriori esami in ospedale, dove il piccolo paziente è stato ricoverato con un codice di media gravità. Per i rilievi dell'incidente è intervenuta la polizia municipale che ha raccolto la testimonianza di tutte le persone coinvolte.